I do rodeo. Eccoci qui, buonasera a tutti, buonasera ragazzi, buon sabato sera, come andiamo? Stiamo tutti bene ragazzi, sì? Tutto regolare?
Eccoci qua, non vedevo in live. Buonasera, buonasera Marchetto, buonasera Davidone, buonasera a tutti gli altri che ho visto poc'anzi che si erano palesati. Radio Cudo, buonasera a te. Cooperativa, Davidone, Rodem, ciao ragazzi, ciao Massi, buonasera a voi. Allora, torna dopo qualche mese di assenza, ciao Christian, ciao Cacciatore, buonasera pure a te. Dopo qualche mese di assenza, ciao Andrea, il Cap, pure a te, buonasera, siete tutti. Allora, innanzitutto ragazzi vi informo che i vicini qua nell'appartamento di fianco stanno facendo una festa e quindi potrebbe esserci un po' di casino. Ciao Simone Macchioni, scusami, e ciao anche a Daniele. Ciao Daniele, buonasera pure a te. Luca Andreini, Rollo, Pedras, buonasera a voi. Il nostro grande Ghostbusters. Ah, la maglietta, sì. Ah, non l'avevo visto. Ciao Paolo, Alessandra Madei, buonasera. Tutto rivale di sera, non vedevo live per colpa di Umberto Smaila. Buonasera. Allora ragazzi, dicevamo, dopo qualche tempo di latitanza torna la nostra rubrica, appunto, le nostre serate dedicate ai videogiochi e non solo. Allora, parleremo, insomma, questa formula, non so chi, quanti di voi la conoscono. In questa formula, ragazzi, si parla di avvenimenti che sono accaduti in un determinato anno, parleremo di qualche film e nel frattempo giocheremo qualche titolo. Questa era una cosa, ciao Rollo, buonasera a te. Una cosa che facevamo fino a gennaio, febbraio, se non erro, abbiamo fatto qualche altra serata e poi purtroppo non ci ho avuto più modo e quindi per quel motivo, insomma, non siamo potuti andare avanti, non sono andato avanti con questa rubrica. Invece oggi praticamente la ricominciamo. Ciao Moreno, buonasera. Luca Andreini, non so se ti ho salutato. Sì, qua c'è una festa sull'appartamento di fianco e insomma ci potrebbero essere degli urli, della musica, insomma, che si sentono, ma tanto c'è i Westlap, c'è un po' di tutto, quindi. Allora ragazzi, stasera parliamo del 1992, ragazzi, un anno molto molto pregno, insomma, di avvenimenti, di grandi giochi, di grandi film, insomma, vedremo poi con calma. E quindi, come sempre facciamo, ragazzi, si parte appunto proprio dalla rubrica, appunto, del accadde. E quindi vedete, ragazzi, ho la mia cosa che me l'ho tirata giù, vedete, con 1992 scritto davanti. E quindi questa, insomma, ve la farò vedere mano a mano, insomma, che andremo avanti. Allora, partiamo subito, ragazzi, non ci facciamo, insomma. Mirko Barufa, buonasera. E dicevamo, partiamo subito, ragazzi. E appunto 1992, partiamo dal 10 gennaio. Cosa succede il 10 gennaio del 92, ragazzi? Eccole qua, le avrete già riconosciute. Io spero che le avete riconosciute. Sono appunto le Friendly Floatless, ragazzi. Che succede? Succede che c'è una nave, non so se era in Cina, forse una nave cinese, perde durante una forte tempesta, perde due o tre container. Questi container si riversano in mare, appunto, e queste paperelle cominciano a girare per tutto il mondo. Ciao Video Games Console, buonasera. Queste paperelle, appunto, vengono, si riversano in mare e iniziano a solcare i mari di tutto il mondo, e dei ricercatori coglieranno l'occasione per poter quindi tracciare le correnti oceaniche grazie a queste paperelle, che non erano solo paperelle, c'erano anche altri pupazzetti, se non sbaglio c'erano i castori, c'erano anche altre cose. Comunque questo succede il 10 gennaio del 92. Poi andiamo al 26, ragazzi. Io intanto metto anche sempre l'immagine, spero che fa capire. Che succede? Succede che c'è uno storico accordo tra la Russia e gli Stati Uniti, quindi siamo al 26 gennaio, Russia e Stati Uniti smettono di puntarsi a vicenda con le armi nucleari, quindi gli Stati Uniti smettono di puntare la Russia e i suoi alleati, e la Russia farà lo stesso appunto con gli Stati Uniti e gli alleati degli Stati Uniti. Insomma, è una cosa abbastanza importante, perché per l'epoca rappresentò una vera, la guerra fredda, capito? Insomma, stava passando ad altre cose, perché questo comunque sia era molto importante per tutta l'umanità. E questo succede il 26 gennaio. Poi
andiamo al 30 gennaio, ragazzi. Dalla foto già capirete che parliamo del maxi processo praticamente. Oh, lo so, è vero. Adesso volevo fare una puntata come Duncan, parlando alla Duncan. Dicevamo, il 30 gennaio a Roma, quindi succede che la prima sezione della Corte di Cassazione conferma, quindi è l'ultimo grado di giudizio appunto per il maxi processo di Palermo, dove addirittura vengono condannati 360 persone a un ammontare totale di 2.665 anni, insomma il primo grande processo contro la mafia, e questo succede appunto il 30 gennaio. Salvatore Riina, Giuseppe Lucchese, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Giuseppe Marchesi, tantissimi, insomma, in questo appunto maxi processo e il terzo grado di giudizio, che è appunto la Cassazione. Ciao Lupari, buonasera, grazie per l'amicizia su Facebook, grazie. Poi passiamo, ragazzi, l'8 di febbraio c'è la cerimonia di apertura delle Olimpiadi appunto del 1992. Boh, usava qualcuno, penso. Quindi le Olimpiadi invernali che si terranno in Francia a Albertville, ragazzi, e poi si concluderanno il 23 febbraio. Quindi l'8 febbraio 92 iniziano le Olimpiadi invernali di Albertville. Poi eccolo qua. L'11 gennaio, ragazzi, che succede? Viene condannato in Canada, mi sono sbagliato, che ho detto in Francia? Non lo so, mi sono sbagliato io. A Indianapolis praticamente viene giudicato colpevole di stupro Mike Tyson, e qua, ragazzi, ci abbiamo anche l'immagine che non poteva, insomma, mancare. Questo succedeva l'11 febbraio del 92. Poi andiamo ancora un po' avanti. Eccoci qua, ragazzi, sempre qua siamo invece al 17 febbraio del 1992, succede che Mario Chiesa, che era allora il direttore del Pio Albergo Trivulzio, praticamente viene arrestato perché ha intascato una tangente di 7 milioni di lire, ragazzi, e inizia ufficialmente l'inchiesta Tangentopoli appunto con l'arresto di Mario Chiesa, e questo succedeva il 17 febbraio. Mentre il 29, ragazzi, questa notizione importantissima, ragazzi, questa musicale, avrete riconosciuto a Barbarossa, che vince il 42esimo Festival della Canzone Italiana, ragazzi, con Portami a ballare, uno di quei balli antichi, era una cosa del genere, insomma. E questo, ragazzi, succede il 29 febbraio del 92. Poi facciamo un'altra, poi magari ci fermiamo, via. Allora, ragazzi, il primo marzo a Sarajevo un membro delle forze speciali spara su un corteo nuziale, praticamente serbo, e inizia ufficialmente, ragazzi, la guerra tra Bosnia ed Erzegova. Quindi, ciao De Bene, buonasera. E quindi inizia appunto il primo marzo con questo incidente, diciamo, che vengono sparati questi colpi, eccetera, eccetera. Il 2 marzo, il giorno successivo, ciao Angioletto, il giorno successivo è un gran giorno per tutti gli appassionati di informatica, ciao Vinci, perché il 2 marzo del 1992 viene messo in commercio, ragazzi, Windows 3.1. sicuramente chi lo sapeva, chi non lo sapeva, insomma, chi all'epoca se lo ricorda, io me lo ricordo molto bene, perché nel 92, insomma, aveva già 19 anni, quindi. E questo, ragazzi, appunto, il 2 marzo del 1992 viene messo in commercio appunto Windows 3.1. Eccolo qua. Poi questo, ragazzi, giorno nero per l'Italia, anche questo, ragazzi, parliamo del 12 marzo, quando viene ucciso appunto dalla mafia, viene ucciso Salvo Lima. E quindi era allora un deputato della Democrazia Cristiana, ragazzi, stava al Parlamento e viene ucciso praticamente appunto, e questo è il titolo del Corriere della Sera del 12 marzo del 1992. Poi, eh sì, 92 brutti anni, sì. Una bella notizia, insomma, bella non è più di tanto. Allora, il 12 aprile, ragazzi, in Francia
entra praticamente e viene messo in opera, viene inaugurato insomma il parco di divertimenti appunto Euro Disney, che si trova vicino a Parigi. Eccolo qua, quasi c'è una foto della costruzione insomma, e il 12 aprile appunto del 1992 viene aperto questo parco. Poi ultima e poi passiamo, altro giornata nera per la Repubblica Italiana, ragazzi. Il 25 aprile praticamente succede che il presidente della Repubblica, che era all'epoca Francesco Cossiga, praticamente attraverso un videomessaggio appunto che lo fa proprio il 25 aprile, perché era la festa della liberazione, e quindi in questo giorno Francesco Cossiga praticamente dà le sue dimissioni, poi le formalizzerà qualche giorno dopo, il 28 aprile appunto, e gli succederà Scalfaro. Ok ragazzi, adesso bevo un goccio d'acqua. Allora, che ho fatto? No, dovevo togliere questo, sbagliavo. Allora, ciao Ste, buonasera. Allora, adesso ragazzi, partiamo con qualche gioco appunto che è uscito nel 92. Ovviamente stasera faremo giochi arcade. Vai con i giochi arcade o arcade. Allora, eccoci qua. Allora, da dove vogliamo partire? Partiamo. Ok, partiamo appunto ragazzi da questo giocone di casa Konami. Da questo giocone di casa Konami, ragazzi, che risponde appunto al nome di Asterix. Risponde al nome di Asterix, ragazzi, e eccolo qua. Ce l'ho impostato, sì. Ah, vinci, ok, dopo recupera tranquillamente. Ok. Allora, nel 92 si giocava, tra gli altri, in sala giochi, si giocava appunto con Asterix, questa versione di casa Konami. 2792, mi sono diplomato, dai, grande. Questo, ragazzi, com'è l'audio? Aspetta, non so se l'audio è troppo basso, aspettate. Aspettate, l'audio va bene o troppo basso, ragazzi? Che non ci ho guardato, eh? Era basso, Marco, vediamo un po' se adesso va meglio così. Meglio? Ditemi voi, perché io adesso non lo vedo più, che ho gli schermi tutti occupati. Meglio adesso, ragazzi? Manco adesso? Ma io in cuffia lo sento bene. Ah, ok, adesso bene. Ma è basso. Ma perché l'ho abbassato da qua? Vai, ho alzato. Grande, questo mi piace un sacco all'epoca, eh. Mi piaceva molto. Ok, ora perfetto. Oui. Chi ci vuole Andrea subito, eh? Il centurione. Ancora è basso l'audio, ragazzi? Io adesso, alzate un po', io adesso ce l'ho sul mixer. Sul mixer ce l'ho normale, quindi ciao Vittorio, buonasera a te. Andrea non c'è, no? Se no ha già avrebbe parlato. Ah, ok. Bene.
Ciao Luigi Michelini, buonasera, buonasera a te. Ed Channel, Ed Re Channel, buonasera. A schiaffo. Bellissimo, Vanni Pia schiaffi, bellissimo. Let's go! Vai! Ba 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 ba. Aie che fa, aie! Eh sì, Govelix sì. Panoramix che ci dice. Allora, questo ragazzi era... Ah, questo è il bonus stage che non so mai stato buono a farlo. A posto, pieno, eh. Pieno. La falange romana. Ecco. E vai, cambiamo, mettiamo un altro gioco. Allora, altro titolo sempre di Konami, ragazzi, sempre del 92, chiaramente. Non mi chiedete di che anno, infatti stasera ancora nessuno ha detto di che anno è questo. Non me lo chiedete perché... Allora, il grande Baki Hoar, ragazzi, questo mi piace un sacco. Questo si può giocare anche in 4, ricordiamoci Marchetto per dopo, eh. Ciao Moxie Janner, buonasera. Eccolo qua, Baki Hoar. Altro titolone che a me piace tantissimo. Di che anno è questo gioco? Guardate che graficona, Konami, ragazzi, sempre Konami, come quello di prima, eh. La Konami veramente. Questo ho fatto anche la recensione, cercatela sul canale perché vi dico un sacco di curiosità su questo gioco. Grande, vinci, magari, sono contentissimo. Vai corbostometro. Ba-ba-da-ba. Devo tirare la bomba. Oh. Niente, in pieno. Questo Paolo recuperalo perché è molto molto bello, se ti piace questo genere. Ciao Mark Renzis, buonasera. Recuperalo questo Paolo perché questo è molto molto bello. Poi la garanzia di Konami, insomma, non... Oh, Luca Pepa, buonasera Lugone. Giocattoli, sì, tanta roba. Ciao Marco, buonasera a te. Boom, boom, boom. Ah, mi dispiace, Lubari, vai tranquillo. Ciao YouTube, buonasera. Universi paralleli, sì. Holnigator. Questo è un bastardo, eh. Bene. Ah, sì, ragazzi, chi vuole mettere like, sapete che ci fa sempre... Ciao Stante, carissimo, buonasera a te. Chi vuole mettere like, ragazzi, è sempre ben accett. Ben accetto. Oh! Guarda che figlio di una puttana. È proprio un bastardo. Bam, bam, bam. Morto. Il nome del gioco si chiama Baki Hoar con l'apostrofo Hoare con l'H. Ciao Alessandro Drive, si chiama Baki Hoar. Buki
Buchi o Ari con l'H. Allora, poi, sti cazzi. Vabbè, nel 92, ragazzi, esce anche Art of Fighting, che è questo gioco di ADF. Pam pa pa. Picchiaduro, ma chiaramente io non sono buono a giocarlo. Allora, guardate che sprite, guardate che sprite. E la Madonna. Ho vinto un incontro. Ho vinto un incontro e non è da poco, eh. Fai! Mezzaluna. Tanto non poteva durare. Infatti, non poteva durare, infatti mi ammazzava immediatamente, non c'è stata. L'urlo di Ari terrorizza anche l'Occidente. Questo Luca perché si sprite così grossi e molto belli da vedere. Eh sì, è 3 channel, quello che facciamo più o meno, stasera. Niente, ho vinto il primo incontro, ragazzi, mi pareva di essere Riao chissà dove. Allora, vai, facciamo questo e poi, ragazzi, torniamo a parlare. Allora, qua dovrebbe essere tutto settato, solo i comandi del coin e dello start, mi prendo. Questo, ragazzi, è Big Striker. Questo è Big Striker. Vai. Di casa Gialeco. E è uscito, pensate un po', nel... Ah, non ti preoccupare, Dre Channel, che ci mancherebbe. Questo, ragazzi, pensate un po', che è uscito nel... Chi lo sa? Sì, c'è pure un hack, è vero. Di che anno sarà questo? Oh, grande gol l'ho fatto. Ciao Oscar. Una Madonna, quanto è forte. Grande Ste, grande. dicembre 1001. Non era fallo. È un po' lento, eh? Per certi versi, però comunque è fatto bene. Eh sì, Ste, era una battuta, no? Ciao XEmble Max, buonasera. Era una battuta. Questo molto difficile, in effetti. Ah, io sono il 31 dicembre. Ah. Sei nato il 31 dicembre? Grande, grande giorno. Ma l'arbitro, perché? Indietro? Grande. Portiere, ragazzi, non si lascia sfuggire nulla, eh. Ah, oh. Loro non è che menate più. Stinglesot. Se era bisestile, non lo so. Quello non l'ho guardato, Angioletto, sinceramente. Che è? Portiere.
blocca tutto senza mezzi termini. Era visi stile, ok. Grande, quindi un'altra notizia, via. Ma su suono tu 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 pare la nave. Ciao Girolamo, buonasera, buonasera. Allora, aspettate che prendo un goccio d'acqua, ragazzi, e poi si riparte. Forza che ripartiamo, dai. Un secondo, datemi. Prendo da bere e ripartiamo subito. Eccoci qua ragazzi. Allora, ripartiamo con la nostra bella serie di notizie, purtroppo non bellissime. Ripartiamo, ragazzi. Ok. Allora, ragazzi, eravamo arrivati al 25 aprile. Sì, anche su Twitch. Allora, ragazzi, purtroppo dobbiamo parlare di una bruttissima notizia, ragazzi, e qua siamo appunto arriviamo al 23 maggio del 92, quando appunto c'è la strage di Capaci, purtroppo, insomma, dove viene ucciso Falcone con tutta la sua scorta, la moglie, eccetera eccetera. Quindi, ragazzi, purtroppo un giorno veramente brutto per quanto riguarda l'Italia, appunto la strage di Capaci, che è alle 17:58 appunto del 23 maggio del 1992. Poi allora, Ok, questa sì, è la strage, sì. Poi andiamo, ragazzi, al 26 giugno, i calciofili avranno già capito di che parliamo, ragazzi, io ho la mia lista che mi sono fatto, sto leggendo, non è che mi ricordo a memoria. Il 26 giugno del 1992 siamo in Svezia, appunto, i campionati europei, e praticamente la Danimarca, battendo la Germania per 2-0, vince il campionato europeo, quindi vince gli europei di calcio la Danimarca battendo la Germania per 2-0. Ah, l'avevo spostata troppo in là, ma come l'ho corto. Ah, questa è una stranezza che però ve la faccio vedere, questa stranezza che capita appunto nel 92, il 30 giugno è la 17esima applicazione appunto del minuto da 61 secondi. Sapete che per questioni, insomma, del calendario, del cose eccetera eccetera, appunto ogni tot anni viene aggiunto un minuto con 61 secondi, e il 30 giugno del 92, ragazzi, è proprio questa data, una di queste date, appunto l'applicazione del 61esimo del minuto da 61 secondi. Poi, ragazzi, nel 92, che cosa succede? Guardate chi è questo. Vediamo chi lo riconosce. Vediamo, dai, chi è che lo riconosce, ragazzi? Forza, vi do qualche secondo per pensare. Chi lo riconosce? Non è Tom Cruise.
perché il 14 luglio del 1992 parto io a fare il militare, che all'epoca si faceva appunto il servizio obbligatorio. Ci sono delle somiglianze, Duncan. Esattamente, perché il 14 luglio appunto partivo io militare e finirò il 13 luglio del 93. Pensate un po', ragazzi, passati tanti tanti anni. Questa era una piccola chicca che volevo farvi vedere, visto che cappelletto. Il militare l'ho fatto a Trieste, Udine, poi sono stato in Sardegna, sono stato in Sicilia, sono stato in parecchi posti, perché stavo con la banda dell'esercito, ragazzi. Quindi, suonando con la banda dell'esercito, ci avevo appunto, giravamo parecchio, ecco. Ho fatto i Vespri siciliani, sì, anche Vittorio, assolutamente. Allora, andiamo avanti, ragazzi. Altro giorno nero, strage di cuore, insomma. Altro giorno nero, ragazzi, il 19 luglio del 92, ragazzi, c'è appunto Paolo Borsellino che viene ucciso insieme a 5 agenti di scorta. E questo, ragazzi, succede a Palermo appunto il 19 luglio del 92. Pensate, ragazzi, nel 92 Falcone, Borsellino, tutti quanti, insomma, è stato veramente per questo un anno molto molto duro. Poi, ecco, questa pure è un'altra notizia, ragazzi, per chi, insomma, più che altro una curiosità, mi sono sbagliato, perché era un altro giorno, però, insomma, parte praticamente Cartoon Network della Turner Broadcasting System, praticamente parte questo primo canale televisivo che è specializzato appunto in cartoni animati. Adesso è diventato diciamo normale, però all'epoca, insomma, era una cosa un po' particolare. Questo è quello che mi ero dimenticato, ragazzi, che è anche un po' grande questa immagine. E praticamente succede il 25 luglio, iniziano i giochi appunto a Barcellona, le Olimpiadi di Barcellona, 25 luglio 1992. Ciao Matteo, già chi non ho salutato. A poi, esatto, Barcellona 92, questo, ragazzi, l'avrete già riconosciuto, che si tratta di Galileo Galilei, perché succede che il 31 ottobre del 92 la Chiesa Cattolica praticamente riabilita questo scienziato, Galileo Galilei, che era stato condannato, pensate, nel 1633, quindi eppur si muove, Bert, assolutamente. Forza qui, like, intanto che siamo quasi al termine di questa prima carrellata. Poi, sono friulano, sì, Oscar, io ero a Gradisca, allora io ho fatto il CAR a Udine e poi al corpo ero a Gradisca di Sonzo, Gorizia, non so se conosci, ero a Gradisca di Sonzo, Gorizia come corpo. Allora, ecco, l'avevo messo il 4 novembre, ragazzi, del 1992, ciao Giados, il 3 novembre del 1992 Bill Clinton diventa il presidente appunto degli Stati Uniti, ragazzi. Poi dopo, insomma, succederà tutto il casino con Clinton, eccetera eccetera, e sapete, insomma, no? lo scandalo di Clinton, ragazzi, non c'è bisogno che ve lo dica io. Poi, allora, ultime notizie, eccolo qua, il 4 di novembre del 92 esce Sonic the Hedgehog 2, il secondo praticamente, viene presentato, anzi, il gioco, perché poi uscirà, se non sbaglio, in Giappone, mi ero scritto il 20 novembre, però viene presentato il 4 novembre del 1992, poi passerà, insomma, in Giappone, uscirà ufficialmente il 21 in Giappone e il 24 in Europa e in America. Ok, ultima notizia, ragazzi. Che succede? Purtroppo questa è un'altra brutta notizia, l'avrete subito riconosciuto, ragazzi. Il 9 dicembre praticamente muore l'attore che si chiama appunto
Francesco Benenato. Sapevate che Franco Franchi, il nome vero, è Francesco Benenato, ragazzi? È proprio l'anno che muore, appunto, Franco Franchi. Vai, finita, finita questa carrellata, poi ci sono i film che andremo a fare dopo. E quindi ripartiamo, ragazzi, con qualche altro titolone. Eh sì, Ciccio Franco, i Ciccio Franco de Mao, esatto, è proprio lui. Allora, che abbiamo fatto adesso fino adesso? Vediamo qualche altro gioco. Allora, del 92, ragazzi, vediamo qualcosa. Questo ve lo faccio vedere perché questo fa parte della trilogia. Questo fa parte della trilogia, ragazzi, che inizia appunto con Tumble Pop. Inizia questa trilogia di Data East Corporation, appunto. Con Tumble Pop e poi ci sarà anche questo Diet to Go, ragazzi, e anche Caveman Joe Mac Returns, appunto, che è il terzo titolo di questa trilogia. Andiamolo a vedere. Non so quanti di voi l'hanno visto, ma è molto molto simile, insomma, ai vari Tumble Pop e Joe Mac Return, appunto, perché fa parte, appunto, non so se tutti, chi di voi sa che questa era una trilogia, però se non lo sapevate, sapevatelo, ve lo dico io. Ok? Aspetta che lo tolgo, ok. Sì, caramelloso, si chiama Die to Go. Ah. Diciamo che tra i tre, a me come in fila va Tumble Pop, questo e poi Joe Mac Returns. A strega malefica. Oh, è due volte mi ammazzo uguale, eh. Oh, è una madonna. No, oh, però è difficile, eh? Lo conoscevate questo, ragazzi? Eccola qua. Sì, è sempre Data East, è sempre roba loro, eh? La musica è atroce. Pinocchi, Pinocchio rotondo, come dice Duncan. Ah, Luca non lo conoscevi, bene bene. Stacci con le orecchie, che ho fatto? Che ho detto, qualcosa di strano, Ste? Ah, fai silenzio. Devo sta zitto. Questo è il bonus. No! Niente. Vabbè, sono contento comunque. Questo si chiama Diet to Go. Mi raccomando, recuperatelo perché pure questo è molto bello, eh. Pa 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 pa. Vamos! Allora, andiamo avanti, ragazzi, andiamo da un grande sparatutto. Ok. Allora, questo ragazzi è un grande sparatutto della Toaplan. Eccolo qua. Do Yugan. Questo ragazzi è molto bello. Questo è materia per il buon Marchetto. Questi sono i giochi che piacciono a Marchetto.
tanto è passato anche il best lap. Vamos. Oh, la madonna, quanto è forte. Forte questo. Vai. Sì, un best lap un po' così è stato. È stato un po' così questo best lap, non molto. Mamma mia, questi. Forza qui, like, siamo a 76, ragazzi, un po' bassini, Si vede che allora non vi piace questa rubrica, questa formula. Vi piace questa formula? Che ne dite? Che ne dite? Niente, sono morto. Parapam. Bamba parapà. Io niente, proprio. Mi ammazza, ragazzi. De continuo. Ah, bene, sono contento che vi piace, dai allora. Sono felice, come dice Duncan. E abbiamo fatto diversi anni, abbiamo fatto l'88, l'89. Sì, Marco, infatti sto premendo. Con questo c'è. Ah, non lo sapevo, con questo praticamente ti muovi da una parte all'altra velocemente, non lo sapevo. Ciao Back to Retro Game, buonasera. Parapa. Davide Arturo, pure a te, buonasera. Ba. Alla salute allora, se bevi l'ichnusa non filtrata, alla tua salute, come dice Duncan. Allora, andiamo avanti ragazzi. Ah, è uscito, non lo sapevo che era uscito nel 92 questo, lo vediamo. Prepariamoci al mal di mare. Ah, meno cronaca nera. Ah, ok, grazie Paolo, grazie per il feedback. Ok. Chi ha vinto il telegatto non lo so. Vai, questo è Formula 1 Grand Prix Part 2. Italia San Marino, dai fama prima. Pigliamo la Ferrari, giochiamo in casa. Jean Alesi, vai. Venezia non si sa che c'entra con Monza, però. Vai! No, ho sbagliato tasto! È passato il best lap pure qua, sì. Questo è il secondo capitolo, perché l'altro, se non erro, esce nel 91 o nel 90 addirittura. E Alesi era alla Ferrari. Questo col volante, Questo col volante era da fare, raga. Hai visto Girolamo che ci ha messo Venezia? Oh, Andrea, buonasera. 3, 2, 1, go! Warm up. E no, madonna, tutte le occhiappate, tutte! Oh, ne avessi schivata una, le occhiappate tutte. Ale, intanto la formula è questa, si parla un po' di tutto. Adesso comunque abbiamo fatto i fatti, adesso andiamo con i film. Game over. No, cioè, a un millimetro dalla cosa mi so. Guardate, Venezia su Monza, insomma, chi c'è un. Oscar, sì, era lo spaccamela, esatto.
che si chiama Pio Pino Colombo, come si chiama? Ugo Polonio? Ugo Polonio forse? Comunque sì, per tutti era la spaccamela, sì. E poi al corpo sono andato a Gradisca di Sonzo, in provincia appunto di Gorizia. Questo sta un po'... Vai! Tu... Two. Andi! Parapapà, parapapà, parapapà. Oh, che bastarda! Dab da ba da ba da. Testa di cazzo. Qual è il turbo? L'ho usato quando sbagliavo, Marco. C'hai ragione. Mi sono schiantato contro i Gremlins. Vai col tubo! No! E vabbè. Allora, torniamo di qua, ragazzi. Facciamo appunto qualche film. Allora, facciamo qualche film italiano. Niente, sono stato sfigatissimo, ragazzi. Allora, film italiani, ragazzi, che escono nel 92. Allora, il primo film che ho scelto tra i film italiani, appunto, è Al lupo, appunto, che è di Carlo Verdoni, poi c'è Francesca Neri e Sergio Rubini. Questo, ragazzi, Al lupo non è sicuramente uno... Ciao, Budige, buonasera. Non è sicuramente il migliore, insomma, di Verdone e compagnia bella, però comunque è un film piacevole. Poi, secondo, il più bello, ti piace a te, ti piace tanto, a me non è che mi ha stupito. Questo, ragazzi, non volevo nemmeno metterlo perché io sti film qua li odio. E questo è un cinepanettone, appunto, ragazzi, anni 90. E poi c'è Ezio Greggio, Frassica, De Sica, Maurizio Mattioli, Andrea Roncato, Massimo Voldi, insomma c'è tanti attori, però questo ovviamente anni 90, poi ci sarà anche anni 90 parte 2, però questi film qua non è che mi è mai piaciuto più di tanto. Allora, il terzo film che avevo scelto, ragazzi, che ho sbagliato, è questo. L'Albertone nazionale, appunto, ragazzi, assolto per non aver commesso il fatto. E, insomma, questo è scritto e diretto appunto da Alberto Sordi, il nostro sordone nazionale, ragazzi. Esce al cinema il 17 aprile 1992, assolto per aver commesso il fatto. Questo pure non male. Poi si passa, insomma, su quelli un po' a luci, diciamo, abbastanza spinte, appunto, Così fan tutte, il film, insomma, di Tinto Brass, che è ispirato, insomma, all'omonima opera, appunto, di Mozart, e c'era la bellissima Claudia Colli. Io lì ci ho messo il simbolo di Saracioghi perché sennò, insomma, ce lo spaccava. Poi la Colli ha rinnegato tutto, è diventata tutta di chiesa, insomma, eccetera eccetera. No, Girolamo, ce l'ho messo lì proprio per non fa in modo strategico, per evitare praticamente lo strike, perché sennò se si vede dopo il casino, YouTube te pia, te massacra. Poi, film, ragazzi, che io ho letto diverse volte il libro di questo film, che è stato poi fatto, insomma, da Lina Wertmüller, ragazzi, io speriamo che me la cavo, di Lina Wertmüller, ragazzi, non so quanti di voi l'hanno visto, il libro appunto omonimo, il libro che si chiama, speriamo che me la cavo, che è appunto di Marcello Dorta, o Dorta, non so come si dice, e questo anche molto molto bello, questo vedetelo, a me questo è piaciuto tantissimo, e esce appunto nel 1992. Poi, allora,
E subito dopo è uscito esatto quello erotico. Io speriamo che me la, eccetera, eccetera. E no, è ambientato a Napoli, Ivi. Quello lì dei libri, io speriamo che me la cavo, è ambientato a Arzano, se non erro, come sul libro. Poi, ragazzi, Il ladro di bambini, appunto, di Gianni Amelio, che vince diversi premi, insomma, anche al Festival di Cannes. Anche questo, ragazzi, secondo me è anche un bel film. Quindi, chi non l'ha visto, ragazzi, Il ladro di bambini, che esce nel 1992. Il ladro di bambini di Gianni Amelio. Poi, altro film di Verdone, questo, sinceramente, a me mi è piaciuto di più. Ciao, Dancone, buonasera a te. Questo, ragazzi, è Maledetto giorno che ti ho incontrato appunto con Verdone e Margherita Bui. Questo è un altro film che a me sinceramente è piaciuto abbastanza. Parecchio, adesso è una parola grossa, però mi è piaciuto, mi è piaciuto. È stato un film che ho visto sempre con piacere. Poi c'è tutta la storia, no, che loro vanno in Inghilterra, Hendrix per fare il libro, eccetera, eccetera. Questo è un altro film che secondo me chi non l'ha visto dovrebbe vedere. Non sicuramente il migliore in assoluto, come diciamo questo, però di Verdone, però mi piace. Poi, Puerto Escondido, anche esce nel 92, ragazzi, ovviamente di Salvadores, in questo caso abbiamo Amato Antonio, Bisio e la Golino, e questo pure è abbastanza bello, io lo consiglio, non è Salvadores, sicuramente ha fatto di meglio, apprezzabile, io anche lo direi così. Ciao Dallas, buonasera. Comunque io vi consiglio insomma anche questo. Poi, ultimo film che avevo scelto, purtroppo italiani, ragazzi, non è che è uscito tantissimo, un'altra commediuccia, commediola, chiamiamolo così, appunto, che è Sognando la California. Ci abbiamo ovviamente Boldi, ci abbiamo Ferrini, ci abbiamo Antonello Fassari e Nino Frassica. Questo pure, ragazzi, secondo me non è sicuramente. Ah, è con Boderick che lì c'è scritto, ah, non mi ricordo. Questo è trashissimo proprio. Questo è un capolavoro. Allora, dopo faremo qualche film estero, ma nel frattempo andiamo a fare altro. Allora, qualche altro gioco, iniziamo. Pannunzio. Ok, questo ragazzi è Fatal Fury 2. Allora, e questo pure ragazzi, ovviamente, qualcuno mi chiederà qua, di quando è questo gioco? Questo gioco è del 1992, non so se siete amanti o meno dei picchiaduro. Vai! Questo è il secondo Fatal Fury, eh? No, ho fatto un. Niente, conquista il mondo. Ho pillato Bogard con tutti e due. Meno va per me. One! Fight! No. Wow. Sì, potevi cambiare la posizione davanti e dietro. Parapapapa. Niente. Iafarocchi. Ah, io stavo di Iafarocchi a farlo una volta. Infatti guardate un po' lo sfondo. Molto bello, molto bello. Oh, è una madosca. Barababam. Desperation moves. Ah, vengono introdotti in questo secondo? Yassim me da dove.
Niente, torpiamo un'altra volta. Come fa lui a fare quella? Oh, a caso. Oh, l'ho trovata. Mezzaluna. Massacrato subito. Ciao. Me l'ho dimenticato, ragazzi. Nel 92 esce uno dei giochi più rappresentativi. Uno dei giochi più rappresentativi, ragazzi, in assoluto. Esce nel 92. Uno di picchiaduro, insomma, che cambierà, secondo me, per sempre. Per sempre, appunto, il mitico Mortal Kombat, ragazzi. E che censura c'è stato, insomma, un gran casino con Mortal Kombat, ragazzi, perché venne censurato, insomma, ci furono tanti problemi. Chippiamo. Dai. Alla fine. Vai con Sub-Zero. No, cioè stavo... Porca miseria. Cambierà per sempre la vita di Shark, quello sì. Oh, no, ottimo vinto, via. Insomma... E io non so fare fatali di cose, non so fare. Oh! E dai! Toh! Niente. Perdo con tutti, capito, senza... due crediti per continuare, che temo di... No, orpiallu! Marco. Niente vagio fugoso della Sony, no, infatti no, ma risparmiamo. Sbaglio tasto. Ah, non vuole far cazzare. Io sono il Buddha nello sfondo, Andrea. Perdo continuamente. Allora, vai The Mortal Kombat. Papà, papà. Papa. Allora, ok, per onore di cronaca, ragazzi, ciao Silvietta, buonasera a te. Ovviamente dobbiamo parlare anche di Champion Edition, della Champion Edition, appunto, di Street Fighter 2, ragazzi, la Champion Edition. Vai! Vai con Street Fighter 2, la Champion Edition. Tanto per cambiare abbiamo a Guile, sennò io sempre a Rio. Tanto non so giocare lo stesso, non è che... Thank you.
Oh! E porca miseria, non mi fa muovere! Lo so, i mostri sacri li abbiamo fatti tutti, eh? Posto, morto. You lose. Ho l'usato. Vai. Pieno, poi. Non gliela può fare a mezzaluna. Ciao belli! Ancora si difende benissimo, non bene. Purtroppo è che io non so giocarlo. È bastardo. Bastardo di poco. Vai un po' con Ken. Ma massacrato. Hai visto il rollo? Tanto mi acchiappavo. Oh! Tutte me le dai, eh? Niente, non gli fa acchiapparlo. Non gliela faccio acchiapparlo proprio. Gliel'ho fatta a farne uno. Ciao Bruno Giordano, buonasera. Andrea, noi so le mosse, fu a caso. Niente da fare, eh. Ciao Massimo e Jeg, buonasera. Cazzo pigliamo. Dai, arrivo, non lo pigliamo mai, dai. Sono tre pugni e tre calci, sì, lo so. Bravo. Non me la fa, raga. Sto cercando di farsi cazzo del Siaduken, ma non gliela può. Vaffanculo. Pio a birra perché mi ha fatto cazzare. Vaffanculo a te. Porco il demonio.
Allora, eccoci. Allora, apriamo la nostra berozza. La nostra birrozza alla salute. Alla salute vostra. Proviamo Sagat. Sagat contro Blanca. E Rutto a mezzaluna. Alla vostra, alla vostra. Oh, ho vinto. Forza qui, like, che siamo fermi a 81, eh? 81 likes. Fight. A brutto zozzo infame. Eww, come mi è scappata? Ciao Fabri, buonasera. Oh, vittoria. 82 like, sì. Una vittoria, ragazzi. Ve la dedico tutta, dai. Blanca menta. E vabbè, dai, la vittoria per almeno me l'ho dedicata. Allora, eccolo. Senti. Ok. Altro gioco, poi facciamo, ragazzi, anche. Sì, adesso Bandit, ciao, stasera è fuori Duncan, sta con la famiglia. Sta con la moglie. Vai ragazzi, questo era un gioco che a me piaceva parecchio. Non so se a voi anche. Ninja Commando a me piaceva parecchio. Vedete, abbiamo Ryan, Ryu e Joe. Piamo a Joe. Vai. Questo è uno sparatutto, però ragazzi, in corsa anziché in volo. Ovviamente per Neo Geo. Questo non è male pure, eh? Questo mi è sempre piaciuto. Di quale casa cosa? Cosa, Ivi? Di quale casa? Non capivo. Ivi, che intendevi di quale casa? Questo gioco di quale casa è? SNK questo. Grande. No, è Neo Geo, come no? È su Neo Geo questo, ragazzi. Ba ba ba.
Questo è bello, questo è bello, questo pure recuperatelo che bello. Discendente di Kari Warriors, sì, potremmo dire di sì. Niente, è morto, guarda lui quanto è incazzato. No, potevo cambiare, no? Bomba! Crema Tron Chrono Trigger. Allora, per la gioia del nostro caro Davidone, ragazzi, adesso si vanno a fare i film stranieri. Film stranieri, ragazzi, che ne ho preparati tanti, però insomma ne faremo pochi, non tutti. Allora, velocemente, ragazzi, eccolo qua. Esce Aladdin, appunto, il primo, questo prodotto appunto dalla Walt Disney, comunque considerato uno dei grandissimi classici di casa Disney, ragazzi, appunto, esce nel 1992, Aladdin. Poi, terzo episodio di una grande saga, ragazzi, appunto, che è Alien 3, sempre diretto da David Fincher, ragazzi. Terzo capitolo, inizia prima, poi molti anni primi, ragazzi, e questo è appunto Alien 3. Io tra tutti non è quello che preferisco di più tra gli Alien, però assolutamente è un ottimo film. Te, Davide, che ne pensi di Alien 3? Ti piace? Visto al cinema, e anch'io, ragazzi, all'epoca si vede al cinema i film. Alien 3, ok, poi Mel Gibson e Danny Glover, ragazzi, e anche ovviamente con Joe Pesci, al terzo capitolo del Arma Letale, ragazzi, Arma Letale 3, questo è il terzo capitolo appunto della saga Lethal Weapon, che si chiama in quella originale. Poi aspettiamo sempre i commenti di ogni film per il grande Malcone, per il grande Davidone, che lui è un esperto. E questo appunto è Arma Letale 3. Poi questo, ragazzi, sempre nel 92 esce forse uno dei film che ha fatto scandalo, insomma all'epoca si poteva gridare anche un po' allo scandalo, ragazze e ragazzi, e appunto Michael Douglas e Sharon Stone, ragazzi, Basic Instinct, con la famosissima scena che lei gira sta gamma e si vede tutto quello che de bello gli ha fatto la mamma. Questo, ragazzi, assolutamente è uno dei film cult degli anni 90, questo lo posso dire tranquillamente. Lo posso dire tranquillamente, ragazzi, Basic Instinct è uno dei film cult, forse famosi, resi famosi anche da questa cosa. Eccolo qua, Batman Returns, ragazzi, Batman Returns, ci abbiamo Michael Keaton che fa appunto Batman, ci abbiamo Michelle Pfeiffer che fa la Catwoman e abbiamo Danny DeVito che è appunto il cattivone, l'accavallamento, gran donna, lo so, senza mutande, assolutamente sul coso. E questo appunto è Batman Returns, ragazzi, pure che esce nel 92, grandi film. Secondo me pure Marco è uno dei migliori, anche per me. Poi, film per tutta la famiglia, ragazzi, però comunque sia è un grande classico, Beethoven, ragazzi. Chi non l'ha visto all'epoca, no? A casa, a Natale, insomma, ragazzi, sicuramente è un... Beethoven, ragazzi, sicuramente è un grande classico per tutta la famiglia, ma all'epoca chiaramente tutti noi l'abbiamo visti, magari... o al cinema o in videocassetta, però insomma anche Beethoven. Allora, poi ci abbiamo Tom Cruise, ragazzi, e Nicole Kidman, ragazzi, in Cuori Ribelli. Il film è stato diretto da Ron Howard, ragazzi, che se qualcuno non sapesse chi sia, Ron Howard, Howard praticamente è il rosso di come si chiama, di Happy Days, visto e rivisto ogni volta che passano in TV. Dan Jones, ciao Johnny B, buonasera. La chat è lenta, non lo so che c'ha la chat, boh.
Dei problemi purtroppo della chat. Questo, ragazzi, Cuori Ribelli, non so quanti di voi lo hanno visto, però comunque è un classico anche degli anni 90. Poi, ragazzi, Dracula di Bram Stoker, questo è il grande, anche grandissimo film, anche questo qua, è stato scritto e diretto appunto da Francis Ford Coppola, ragazzi, è tratto dal romanzo del 1897, pensate, insomma, il Dracula, e questo veramente anche all'epoca, insomma, con diversi attori, insomma, c'era Gary Oldman che faceva appunto Dracula e poi c'era Winona Ryder, Anthony Hopkins e Keanu Reeves, ragazzi. Questo, Silvia, devi assolutamente recuperarlo, mi raccomando. Dracula di Bram Stoker, ragazzi, è molto molto bello. Poi andiamo avanti, ci abbiamo altro film cult assoluto, film cult, ragazzi, assoluto, con una bellissima, spettacolare Whitney Houston e un grande Kevin Costner, ragazzi, The Bodyguard, la guardia del corpo. Questo pure anche un film, insomma, che ha fatto sicuramente la storia, e io consiglio vivamente a tutti. Ciao di Pia Studio, buonasera. Consiglio vivamente a tutti questo The Bodyguard, perché comunque è un film che ha fatto storia anche questo, The Bodyguard, la guardia del corpo. Poi, film, ragazzi, questo che lancia, è il primo lungometraggio che è diretto dal grandissimo, non ve lo dico, vedrete da soli, Robocop è prima, è forse 88-89, credo. Ragazzi, Le Iene, grande cast, poi lancerà, insomma, tanti attori che poi lavoreranno con lui per tantissimo, insomma, tempo, il grande Quentin Tarantino, ragazzi. Questo è un film che io consiglio sempre a tutti quelli che mi dicono che posso vedere, io Le Iene è uno dei film che consiglio sempre a tutti quanti i miei amici, mia figlia pure, quando mi dice che posso vedere Babbo, allora parti da Le Iene, che è l'ABC, o almeno secondo me. Poi magari qualcuno la pensa diverso, ma non è, io non dico assolutamente che ce l'ho, questi che io sto facendo sono film che io ricordo e che quindi che preferisco, il grande Tarantino. Poi, vabbè, questo, ragazzi, lo dobbiamo mettere per forza, perché tanto anche questo, volenti o no, insomma, è un grande classico, insomma, di Natale, grande classico. Questo è Mamma, ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York, ragazzi. Poi, con Macaulay Culkin, non gliela fu mai a dirlo, Joe Pesci, insomma, ci sono tanti attori. Questo è il secondo capitolo, appunto, Mamma, ho riperso l'aereo. Questo è un film che a Natale pure è un grande classico, insomma, si vede sempre con grandissimo piacere. Questo, ragazzi, è un film molto triste, non so chi loro... Chi l'ha visto all'epoca, c'è Nick Nolte e Susan Sarandon, appunto, L'olio di Lorenzo, è la storia di questo, ciao Alessio De Santis, di questo bambino che ha questa malattia, insomma, degenerativa, non so come si dice, L'olio di Lorenzo, un film americano uscito, credo che sia americano, e questo, insomma, mi ricordo dei grandissimi pianti quando si andava a vedere questo film. Diciamo che L'olio di Lorenzo, sì, è basato su una storia vera, ragazzi, e però, insomma, un film molto, molto triste. Ciao FM Maio, buonasera, buonasera. Ciao Alessandro Wiskin, buonasera pure a te. L'olio di Lorenzo, sì, assolutamente, tratto da una storia vera, assolutamente. Poi, questo pure altro film, Scent of Woman, che secondo me, insomma, vince l'Oscar nel 93, appunto, vedete qua, con Al Pacino. C'è un Al Pacino, ragazzi, in grandissima forma, guardatelo, c'è Al Pacino che, insomma, interpreta questo ex, se non sbaglio lui era un ex militare, insomma, che ci aveva, che era cieco, con questo ragazzo, insomma, ragazzi, questo veramente è un grande film, guardatelo. In questo film, secondo me, Al Pacino dà molto 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 il meglio di sé, molto molto non si dice, ma il meglio di sé sicuramente. Scent of Woman, profumo di donna. Ciao Stefano, buonasera. Poi questo, vabbè, lo mettiamo perché comunque Sister Act, ragazzi,
Esatto, l'originale con Gasman, bravo Luca, esattamente. E una Whoopi Goldberg, ragazzi, molto molto in gran forma, ragazzi. E Sister Act, una svidata in abito da suora. Questo pure fa anche, consiglio anche l'originale, assolutamente. E quindi questo pure, ragazzi, altro titolo che negli anni 90, ragazzi, è sicuramente molto importante per quegli anni. Allora, finiamo, ragazzi, ne avevo preparati altri, ma non facciamo in tempo, insomma, a vederli. No, no, Sister Act con Gasman e... No, Scent of Woman, profumo di donna, è con Gasman. L'ultimo dei Mocassini, come dico sempre io, l'ultimo dei Moicani, sto scherzando, chiaramente, ragazzi, è diretto da Michael Mann, praticamente, e vince l'Oscar, se non sbaglio, l'Oscar per il sonoro, vince anche il Golden Globe, sempre per le musiche, per la colonna sonora. Questo pure un altro grandissimo, ragazzi, l'ultimo dei Moicani, un grande, grandissimo, enorme, classico, e vi consiglio, ragazzi, assolutamente. Abbiamo finito, tre pagine di appunti, mi ero preso, guardate, non è che vi dico cazzate, con tutti i film, con tutti gli anni, non è che... Pensate, insomma, quanto lavoro c'è dietro. Uno sembra che digiti, uno fai la live così, ma pensate quanto lavoro c'è dietro, eh? Pensate quanto lavoro c'è dietro in questo format, ragazzi. Spero, anzi, spero che vi piaccia, perché vi dico, io comunque ci lavoro tantissimo per fare questo format. E quindi spero, insomma, che vi piaccia. Allora, eccolo qua, andiamo a fare qualche gioco, ragazzi. 1992, dopo i grandi capolavori di R-Type 1 e R-Type 2, esce R-Type Leo, che secondo me è... No, sbagliato. Grazie, grazie, ragazzi. Secondo me questo è un po' sottotono rispetto agli altri capitoli di R-Type. Grazie, grazie, grazie Luca, grazie a tutti, ragazzi, troppo troppo gentile. E appunto R-Type Leo, ragazzi, che esce nel 1992. Poi gli altri, esatto, un po' motion, infatti Luca l'ho detto apposta all'inizio che comunque questo è tra i giochi è quello meno, diciamo, che mi piace meno, diciamo così, dai. Vai con le bombe, spariamo il top. Sottotono, ma con una, è vero, comunque con la grafica chiaramente aggiornata al 92, ovvio. Non voglio assolutamente dire che sia un titolo brutto, capitemi, però se uno viene da R-Type e R-Type 2, insomma, il Leo ti sembra un po'... E poi il Leo, correggetemi se sbaglio, il Leo che è uscito anche su PlayStation? O no, no, su PlayStation è uscito R-Type, a memoria comincia a farci lecca, Credo che sia uscito anche su PlayStation, correggetemi se sbaglio, un attimo me... Oscar Tol, cosa fate bene? Hanno sempre un lavoro. Grazie, grazie Oscar, troppo gentile. Occhio. Non è sulla Play. Come si chiama quello uscito su PlayStation? R-Type? Final? Come si chiamava? R-Type? Cazzo, adesso non me... Poi a me mi incazzo quando non mi ricordo... Come si chiamava il R-Type che è uscito su PS1, raga? Dai, aiutatemi. Forse Delta? Un attimo, raga. A memoria, ragazzi. R-Type Delta, ok. Bene, bene. Lo ricordo, questo è un po' confusionario, sì. Esatto, fatto in 3D, sì, 3D, diciamo. R-Type Arturo, guarda che boss. R-Type Malta. Ibidude.
Sì, ok, però quella magari è una raccolta dove c'erano i primi due. Però io dicevo un capitolo che è uscito proprio lì, era quello, R-Type Delta. No, infatti Paolo non è brutto, non è, io ti ho detto, se uno le aspettative, cioè le aspettative guardando i primi, il primo e il secondo R-Type, magari uno ti aspetti un'altra cosa, ma non ti ho detto che è brutto, ho detto che è diverso. È spaziale. Allora, cambiamo, questo non ve lo posso far vedere ragazzi, esce Splash di Gaelco, quello con le donne nude, ma non ve lo posso far vedere perché se ve lo faccio vedere mi sbatte fuori. Allora, vediamo, eccolo qua, un grandissimo sempre di casa Gaelco. Ciao, salve X, grazie a te, grazie a te. Sempre di casa Gaelco, ragazzi, il mitico Thunder Hope. Thunder Hope, ragazzi. Questo molto molto bello. Grazie, salve X, pure a te. Buona serata, fammi fumare. Vai. Qualcuno lo associa un po' a Toki, dice che insomma sembra un clone insomma che si ispira a Toki, però vi posso dire che invece è un bel gioco, provatelo, andatelo subito a provare perché questo è molto bello, si chiama Thunder Hope e esce appunto 92. Fumo i filtri. La Gaelco, ragazzi, è la spagnola, la software house spagnola, appunto, che si chiama Gaelco, sì, è anche abbastanza difficile, che ha fatto, tra l'altro, insomma, Splash, ha fatto Electromechanical Toys, com'è che si chiama quell'altro, ha fatto il grande, quello per consegnare pizze, adesso stasera non mi viene i nomi stasera, Radical Bikers. No, ne devo lasciare uno per non perdere. Ecco, per poter prendere quello. Ciao Carmelo Giunta, buonasera. Grazie, grazie mille. Se ti vuoi iscrivere ci fai un gran piacere. Se vuoi mettere un like prima che io mi incazzo e dico una parolaccia. No, Toki non è del 92. Occhio. Questo. Mitte del 92, spero di no. E comunque ragazzi, in questo format faccio gli arcade, quindi grazie, grazie Carmelo. Purtroppo non fa vedere gli iscritti, non lo so per quale motivo YouTube già ha dei problemi in sto periodo, non fa vedere gli iscritti, non fa vedere chi dona, non fa vedere un sacco di cose, quindi ti chiedo scusa. Che bastardo. Dai, questo comunque è bello, questo è molto molto bello ragazzi, recuperatelo. Thunder Hope, mi raccomando. Allora, eccolo qua, sempre nel 92 esce questo, tra virgolette. Niente, la sigaretta non si spegne. Tra virgolette, questo clone di Sunset Riders, ma di clone non si può parlare perché comunque è sempre di casa Konami. Ciao Andrea Bibbo, buonasera. E Wild West. Wild West Cove Boys of Moo Mesa. Carmelo Giunta, io sono del 73, quindi
non ho impostato. Ah, non avevo impostato. Ah, no, qui ce l'ho impostato, niente. Ho capito, l'avevo impostato a 4. Allora. Avevo impostato a 4 giocatori l'altra volta, vi ricordate? Vai! Vamos! Help, 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 help. Hai come una snatchel lily, ma non c'ho i tasti impostati che non mi mandano avanti? Che dite? Ho sbagliato qualcosa io? Sì, non c'ho i tasti impostati. Ah, perché l'avevamo giocato in 4, avevo impostato quell'altro joystick, niente. Ok. Ci dovremmo essere. Vai! Sì, anche di questo c'era il cartone, è vero. Questo pure comunque un bel giochino, soprattutto da giocare insieme, questo è abbastanza piacevole. Praticamente, come sempre dico io, un Sunset Riders con le vacche, che è brutto così da sentire, ma guarda quello, la campana. Vai col boss. Sì, la Konami, ragazzi, non ti sbagliavi, massacrato. A posto, in pieno, Manco se ci facevo apposta, riuscivo a chiapparlo lì. Ammazzava un troppo. Yes, in corpo. Beh, questo è molto molto bello, colorato. Ma anche il sangue non mi ha fatto uscire. Grande. Pa pa pam pam. Chi gioca la musichetta? Pa pa pam. Pa pa pam. Para pa pa para pam. Andiamo al secondo level. Occhio. Wow. Questi ragazzi erano mangia soldi, erano fatti per fare buttare giù più crediti possibile, quindi comunque non male, non male, dai, questo lo rigiochiamo sempre con piacere. Poi, se non sbaglio, questo l'avevamo fatto una sera con Marchetto, boh. Arzate. Ciao Giulio. E vabbè, ragazzi, questo, ecco, nel 92, ragazzi, inizia anche la saga di Super Sidekick, ragazzi. Eccolo qua, primo capitolo della saga Super Sidekick, The Pallone. Perché mi si sente basso?
Vai! Sempre SNK, eh? Facciamo l'SNK mode, prendiamo sempre l'Italia. First game. Ancora si chiamava Repubblica Federale Tedesca, com'è che si chiamava? Dopo questo ne faranno diversi, però questo, il primo appunto, esce nel 92, Super Sad Kirk. Oh, me l'ha levata proprio... Niente, me le piglio tutte. È quasi rovesciata, sì. Pam 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 pam. Portiere, grande. Mi sono allenato, Paolo. Oh, porco... Era chiaro che mi avrebbero segnato prima o poi, no? Guarda Crist... Portiere! Grande! Vai, sotto la curva! Sotto la curva! Sotto la curva ci sarò! Ah, il portiere somiglia a Hit. E niente, sto a fa falli, ragazzi. Falli su falli, ma... Throwing. Vai. Vai, andiamo tutti su. No. Ciao, Raffaele Giannini. Buonasera, buonasera a te. Niente, si ci pure a fare foto. Addio sogni di gloria sul 2-1. Grande tacco. Oh, porco il demonio. Speriamo che la VAR... Oh! 2-2, grande! Due a due, forza, 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 che combattutissima. Combattutissima questa. No! E porco di... È incredibile. È incredibile, ragazzi, non gli fa venire una partita con niente. Infatti sì, manco il tempo di pavoneggiarsi un po', ma segniamo subito. Ma va a morire ammazzato te. No, era gol, mi sa, aveva fatto il terzo gol pure. Dai. Niente, raga.
Allora, dai, finiamo, ce ne sono tanti, ma tanto bisogna che finiamo, che andiamo poi nell'altro canale. Allora, vi lascio ragazzi con un picchiaduro. Allora, per chi vuole venire ragazzi sul canale Viola, che se qualcuno vuole mettere magari il link, qualcuno dei moderatori vuole mettere il link, ragazzi, sul canale Viola faremo giochi per Sega Model 2. Faremo il Sega Model 2, ragazzi, per chi vuole saremo sul Viola, appunto, e poi verso mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza, solita partitona, ragazzi, a chi vuole essere milionario con Mr. Andread e la signora, perché mi ha detto Andrea, insomma, che ci sarà anche la sua signora. Quindi chi vuole, ragazzi, questo è Silent Dragon della Taito 1992, ovviamente. Questo è un picchiaduro a scorrimento, uno shoot 'em up. Sì, uno shoot 'em up, niente. Un beat 'em up, scusate. Un beat 'em up a scorrimento, appunto, della Taito, che risponde al nome di... Ah, grazie, 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 Vinci. Sempre su... Vinci è sempre sul pezzo, eh? Grazie Marco, scusa, Marco, no, Vinci. Joe Fighter. Io voglio via Sonny G. Oh, guarda questa che faccia. Ciao cooperativa, buonanotte a te. Insomma, quegli anni, ragazzi, erano gli anni dei picchiaduro a scorrimenti, a scorrimento tantissimi, insomma, ne sono usciti miliardi e miliardi di titoli. E anche la Taito, insomma, ci prova, visto che Capcom, Data East Corporation, Sega, Konami, insomma, erano padroni di questo genere, ci prova anche la Taito facendo questo Silent Dragon. Sicuramente non il miglior picchiaduro a scorrimento, però è piacevole. Secondo me si gioca, si lascia giocare molto bene, a parte che io sono a schiappa, però quello non è un problema. No, no, non è male, non è male, Verte, assolutamente. Piamoci da ve, che la birra è quasi finita. Questa è la super mossa. Toh. Chi non mi aspetta lì dentro, chi è? Oh? Il diavolo? Ma avevano consigliato, Luca Depa mi aveva consigliato anche di fare un omaggio a Monkey Island in occasione dei 30 anni di Monkey Island, però l'abbiamo fatto anche recentemente, non vorrei, insomma, tediarvi con i soliti giochi, farei, insomma, questa serata sul Viola dedicata appunto al Model 2, giochi arcade, quindi per Model, Sega Model 2. Se vi va di seguirmi, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo anche per stasera, che siamo divertiti, questo intanto mi sta massacrando. Questo format, ragazzi, appunto, che si chiama questo talk show videogiochi e non solo, questa sera abbiamo parlato del 1992, abbiamo visto qualche fatto importante di cronaca, abbiamo visto qualche bel film italiano, abbiamo visto qualche bel film bel film straniero, americano, più che altro. Spero, insomma, che questo format incontri la vostra approvazione, perché faremo altre serate, insomma, dedicate ad altri anni. Ne abbiamo già fatte diverse, comunque possiamo andare avanti con gli anni ancora non fatti. Ci vediamo fra un po', ragazzi. Io vi ringrazio a tutti, è stato un piacere. Sono le 11, datemi 10 minuti e ci vediamo dall'altra parte. Allora, videogiochi non solo, 1992. A dopo. Ciao.